che attanaglia la città di Messina ormai da un secolo. E quindi ti ringrazio per aver partecipato e ringrazio ovviamente la deputazione anche nazionale, oltre che regionale, ai quali ovviamente chiedo di predisporre perché no un'unità di crisi a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza del sindaco. E procedendo oltre, quindi prendiamo atto favorevolmente della decisione saggia, signor sindaco, di provvedere al censimento straordinario richiesto dalla regione. È un atto importante che va nella direzione di accogliere quella richiesta, anche se non spetta alla regione, ma poi spetterà al Consiglio dei Ministri deliberare sul punto. Censimento che a mio avviso dovrebbe essere esteso anche a tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune e dell'OVACP. Io chiaramente appartengo al gruppo misto e quindi si potrebbe dire, ma tu in questa veste fai considerazioni politiche o prettamente tecniche. Credo che ieri il sindaco, in un clima, devo dire, con toni molto più distesi, ci abbia spiegato ogni punto da noi richiesto. Tantissimi dubbi sono stati snocciolati sulla questione. Io parto dall'ultima richiesta che fa il sindaco, ma voi la delibera, volete votare sì o volete votare no? Signor sindaco, il gruppo misto vuole votare sì, senza se e senza ma. Quindi, procedendo oltre, io la ringrazio di aver preso atto di questa situazione, la ringrazio per essere partita da lontano, vedendo lontano già quando stava in regione e approfittando di quel periodo temporale per far approvare questa legge. La delibera, perché questo lo faremo nella commissione preposta e poi nel consiglio, che ci verrà impegnati tutti a dare il nostro contributo. Il senso dell'invito del dottore Falcone era solo per dare forza a quello che il sindaco ha espletato in quest'Aula e all'impegno che lui ha profuso alla Regione Sicilia affinché nascesse la legge 8 del 2018. Non era sicuramente, cioè meglio, forse qualcuno pensava, politicamente parlando, che magari Falcone potesse in qualche maniera rubare la scena politica. Ecco forse perché il Presidente della Regione, con una nota del genere, ha in qualche maniera vietato la presenza di Falcone in aula, e quindi a giudizio del mio gruppo politico, atto grave, perché questo civico consenso è alla pari di qualsiasi altro civico consenso di tutta la regione Sicilia, compresa l'AS, e abbiamo il diritto anche noi di ascoltare chi andiamo a invitare, specialmente in atti così importanti che deve costituire un'agenzia che si occuperà del risanamento della nostra città. Quindi il signor sindaco non voglia prendersela come un attacco personale, ma io credo che Falcone c'è nella sua, o meglio la politica, nel suo ragionamento complessivo, lo avrebbe visto come soggetto, diciamo, che avrebbe veramente rubato la scena politica di tutti noi o comunque della deputazione regionale del sindaco stesso, e quindi passare in primo ordine rispetto a quelle che sono le sue idee e le sue iniziative. Grazie. Le mie parole vogliono essere di ringraziamento per la deputazione nazionale del giovane presente e per il sindaco. Nella giornata di ieri abbiamo apprezzato il chiarimento per la bandiera di chiarezza che ha avuto il primo cittadino. Per questi motivi interveniamo oggi, certi che il clima di piena collaborazione possa prevalere, soprattutto su un tema così delicato come quello del risanamento. Non staremo qui a fare retorica sull'importanza di interpretare in maniera definitiva il dramma delle baracche. Siamo tutti d'accordo che Messina non possa più soffrire una simile vergogna, un dramma sociale che si perpetua nel tempo. Detto questo, per questi motivi il gruppo Ora Messina apre la creazione dell'agenzia
l'Agenzia per il risanamento, strumento utile e fondamentale per risolvere simili emergenze. Un regalo e non un pacco, per citare le parole dello stesso sindaco De Luca. La nostra posizione però non vuole fermarsi all'appoggio. Riteniamo soddisfacenti gli chiarimenti forniti nella giornata di mercoledì dal sindaco De Luca. Questo non ci preclude alle possibilità di aprire alcuni fronti. Riteniamo innanzitutto necessario il distacco da un ente come l'OIACP, fallimentare nei numeri e nei risultati. I soli 600 alloggi assegnati in 28 lunghissimi anni pongono il limite ultimo di fiducia nei confronti dell'autosporto. Questo non deve far presupporre che la nostra attenzione scemerà, anzi alzeremo il livello nei confronti della nascente agenzia alle quali chiediamo di non tralasciare nulla. La fretta non ci appartiene. Non chiediamo miracoli ma risultati concreti. La tempistica per la risoluzione dell'emergenza dovrà rispettare i canoni della credibilità e del perfezionamento e della decenza da ritornare alla città di Messina. Non accetteremo però la nascita di un nuovo carrozzone in stile partecipato. La formazione di un CDA lineare per incarichi e competenze ci tranquillizza. Resteremo comunque vigili. Sulla questione finanziaria riteniamo importante conoscere i crediti residui della legge regionale 1090, somme destinate al trasferimento della città di Messina che devono essere subito utilizzate. Un punto che riteniamo invece fondamentale riguardo il futuro delle aree oggi da risanare. Sappiamo come le zone bonificate dovranno poi essere trasformate in aree di funzione pubblica, manna dal cielo, soprattutto in zone dove il verde pubblico si scarseggia. Siamo consapevoli che non è possibile oggi modificare il piano regolatore e quindi rendere edificabili quelle aree. Quello che chiediamo è una promessa pubblica alla città. Non si modifichi questo principio. Non si rendono mai nuovamente edificabili aree destinate al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Tratto comune della politica intrapresa dal gruppo Messina, ora Messina, è quello della trasparenza. Non amiamo le sorprese, non abbiamo voglia di scoprire domani quello che non è detto oggi. Per questi motivi ribadiamo il nostro parere favorevole alla creazione dell'Agenzia per il risanamento, sottolineando però in particolare attenzione nei riguardi degli appunti prima sollevati. Grazie.